L'anello? Non è segreto, ho sempre cercato nella mia carriera di trovare, essere nei posti giusti, al momento giusto, per avere il miglior potenziale possibile a mia disposizione per esprimermi nel massimo livello. E questo continua a essere la mia priorità. È naturale anche, è importante per me che avendo vinto sia il mio primo titolo come tutti e tre titoli mondiali McLaren Honda, ho un carinho molto speciale per questa gente. E questo anche fa parte dei miei pensieri nei momenti di critica, di decisione. Però esiste allo stesso tempo il carisma della Ferrari, che è una cosa che tocca il cuore non soltanto dei tifosi italiani, ma anche da noi piloti. Credo che nel giorno che, per un motivo o l'altro, sono in una posizione di poter scegliere o di dialogare con una squadra che non soltanto sia la McLaren, e per motivi tecnici, per qualsiasi ragione, questa squadra è in una posizione di competere per la vittoria, sicuramente sarà una decisione molto difficile da dire di no, perché credo che nella carriera di un pilota di Formula 1 la Ferrari fa parte senz'altro dal momento che tu abbia la possibilità di vincere. Il tempo dirà quello che potrà succedere. Molto bene, molto bene. Adesso vediamoci il film insieme, ma prima che cominci vi voglio ricordare che questa pellicola destinata ai mercati internazionali è stata girata in lingua inglese e quindi Ayrton parla in inglese, ma proprio per non farvi perdere la naturalezza della sua voce non è stato doppiato e vi sono dei sottotitoli in italiano. Via il film. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe. Ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. She passes, each one she passes goes, ah.
she walks to the sea. She looks straight ahead, not at me. C'è una vicenda che definisce i contorni di quest'anima nobile per chi soffre. Dopo le prove e i test di Imola, Ayrton, senza farsi notare, andava a trovare Massimo, un bambino cranio leso per un incidente col motorino, in coma profondo. Ayrton registrò un accorato invito affinché Massimo si svegliasse dal coma e i medici dell'ospedale di Imola fecero ascoltare al piccolo paziente per un mese intero questo appello. Ciao Massimo, qui Ayrton Senna, il pilota di Formula 1, a chi mi sembra tu sia un gran tifoso. Ti posso dire forza, cerca di alzarsi, di svegliarti e venire a guardarci qui a Imola, sia le prove, sia la gara. Insomma, tutti qui ti aspettano e ti vogliono molto bene, ti diciamo cerca di alzarsi, forza con la mentalità positiva e ti speriamo. Ciao, ti saluto. E Massimo, dopo un mese, passò dal coma profondo al coma vigile, dalle tenebre alla luce. Un miracolo. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião. Rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo sereno. E se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá.
será o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá. Feeling a man.